Live Social. Bentornati amici radioascoltatori di Live Social. Oggi parleremo dei nostri amici a quattro zampe, ma nel particolare del bulldog inglese. Lo faremo con Nadia Zen, la nostra prossima ospite, che è in collegamento telefonico con noi. Ciao Nadia. Buongiorno. Buongiorno. Nadia, da quanto tempo sei un'allevatrice di bulldog inglesi? Da 5 anni. Ecco, come mai in particolare questa razza? Allora, il mio allevamento si chiama dei bulli di Zen, è nato da una frase che mi diceva sempre mio marito, cioè quando andiamo in pensione alleviamo bulldog inglesi. Dopo svariate volte che me lo sentivo dire, ho deciso di prendere un bulldog regalandoglielo per San Valentino, così 5 anni fa è arrivato venuto. Mi sono talmente tanto innamorata che poi ho deciso di prendere un'altra scuna femmina che si chiama Kira. Poi sono arrivate le sue figlie, i suoi nipoti, e allora devo essere sincera, non riesco più a farne meno. Non considero i miei bulldog come animali da reddito, assolutamente no, ma come membri della nostra famiglia, loro sono i miei bambini. Allevo una razza davvero particolare. Inizio a spendere il giorno stesso che si decide di accoppiare. Ecco, cardio, DNA, progesterone, cesareo, la lista diventerebbe veramente infinita, senza mettere nei costi le infinite notti insonni. Perfetto. Quali sono le caratteristiche di questa razza, Nadia? Allora, questa razza ama molto le coccole, le carezze, ama stare a contatto con il padrone, gli piace stare tutto il giorno, non gli piace assolutamente stare tutto il giorno da soli, non è particolarmente attivo, preferisce dormire o sdraiarsi sui divani ed è un eccellente babysitter, è coraggioso, si mette a disposizione per difendere la sua famiglia, è pacifico, è leale, abbaia di rado, ha un atteggiamento molto testardo e indipendente. E se un bulldog ha deciso di non fare una determinata cosa, diventa dura fargli cambiare idea. Il modo di pensare è più umano che canino. Perfetto. A che tipo di famiglia lo consiglieresti, Nadia? Quindi magari a una famiglia che sta in un appartamento, piuttosto che una che ha un grande giardino con i figli? Guarda, allora, loro vivono benissimo ovunque, l'importante è che siano a contatto con le persone, perché loro, come dicevo prima, non gli piace stare da soli. Loro adorano essere coccolati, viziati, loro sono dei bambini pelosi, io li chiamo così. Perfetto. Nadia, quali sono i canali social del tuo allevamento? Così i nostri radioascoltatori rimangono in contatto con te. Io sono su Facebook come dei bulli di Zen, oppure su Instagram sempre uguale, dei bulli di Zen. Perfetto. Nadia, noi siamo giunti al termine di questa nostra chiacchierata. Ti ringrazio per la tua disponibilità, per il tempo che ci hai dedicato e ti saluto. Grazie mille, grazie a voi, buona giornata. Live Social.